Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Zero, sono Erika. Oggi siamo in collegamento con Marco Chiaro, referente della Federazione Italiana Sport Cinofili. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, ciao Erika, ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori. Di che disciplina ti occupi in FISC? Dunque, io dal novembre del 2013 sono il responsabile nazionale della Radio Obedience, disciplina di cui sono istruttore dal 2011 e che ho iniziato a praticare già dal 2009. Ma che cos'è la Radio Obedience? Allora, il binomio conduttore cane affronta un percorso formato da un certo numero di stazioni che vanno da un minimo di 15 a un massimo di 20 a seconda del livello di difficoltà. Ogni stazione è rappresentata da un cartello che indica un esercizio che il binomio deve eseguire. Gli esercizi vanno dai più semplici, come quelli che normalmente vengono insegnati durante un corso di educazione di base, per esempio il seduto, il terra, le svolte a destra, a sinistra, eccetera, fino agli esercizi più complessi che si possono ritrovare in altre discipline sportive, come per esempio l'obbedienza, oppure le prove di obbedienza dell'utilità di difesa, come le posizioni a distanza, gli invii a distanza, i passi indietro e altri esercizi più complessi. Il binomio si sposta da una stazione all'altra nell'andatura di condotta, cioè dove il cane cammina alla sinistra del conduttore mantenendo una distanza costante e un certo livello di attenzione. L'esecuzione di un percorso di Radio Obedience si può grossolanamente riassumere dicendo che mescola le caratteristiche di una prova di obbedienza alla dinamicità e varietà di un percorso di agility, dove gli attrezzi che sono propri dell'agility qua sono sostituiti dai cartelli che riportano gli esercizi che devono essere eseguiti. Tra i vari aspetti che caratterizzano la Radio Obedience vorrei sottolineare l'ampia possibilità di aiuto che si può dare al cane durante l'esecuzione degli esercizi, la possibilità di rinforzare il cane durante la gara con cibo o con carezze e la richiesta di minore precisione rispetto ad altre discipline. Tutte queste caratteristiche la rendono adatta a tutti, rimanendo comunque una disciplina sportiva vera e propria e che, man mano che si sale di livello, presenta difficoltà tecniche non indifferenti. Ed è la disciplina che mette in primo piano il benessere del cane. In realtà tutte le discipline lo fanno, o lo dovrebbero fare, però nella nostra disciplina è il regolamento stesso, nelle sue varie forme, che induce a mettere il cane in primo piano rispetto ad ogni altro aspetto. Però, fare un esempio di quello che sto dicendo, cito testualmente quanto è riportato nelle prime righe del regolamento. Disciplina che favorisce una relazione positiva fra il cane e il suo conduttore, relazione basata su reciproca fiducia e rispetto. Per questo le nostre regole di gara e criteri di giudizio incoraggiano i rinforzi positivi durante un percorso di RDO e vietano l'uso di correzioni fisiche o verbali. La collaborazione sul percorso di RDO è più importante della precisione nel compiere i vari esercizi. Il nostro obiettivo, sia per il cane che per il suo conduttore, è che il tempo passato sul ring sia piacevole. Marco, dici, quali sono le attività sportive principali che organizzi presso la federazione? Durante la stagione agonistica, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si svolge un campionato nazionale, diffuso ormai su un gran parte del territorio italiano. Ogni gara, oltre che per il campionato nazionale, è valida anche per il rispettivo campionato regionale. Nel corso di questi ultimi anni, il grande incremento di praticanti ha portato a una notevole crescita del numero delle gare. Nella stagione del 2016, che si è appena conclusa, si sono disputate ben 62 gare. Queste valide per il campionato del Nord-Ovest, che comprende Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per il campionato della Lombardia, il campionato del Triveneto, che comprende Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il campionato del Centro-Sud, che comprende Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Campania, il campionato del Lazio e il campionato della Sardegna. Le gare hanno definito le varie classifiche per assegnare i titoli di campione italiano e dei vari campioni regionali. Inoltre poi alla fine della stagione si sono disputate le varie gare finali regionali dove sono stati assegnati anche i titoli di Coppa regionale. E per finire, l'11 e 12 dicembre in provincia di Mantova una settantina di binomi si sono affrontati per la conquista del Trofeo delle Regioni, una competizione a squadre tra le varie rappresentative regionali, e la Coppa Italia individuale.
Inoltre il 4 settembre a Lugano, in Svizzera, una rappresentativa nazionale della Fisca ha partecipato a una gara internazionale. Poi annuncio che dal 2017 saranno attivi in seno al Dipartimento Radio anche la sezione dedicata ai giovani conduttori dagli 8 ai 18 anni, chiamata Junior Radio Business, e la sezione dedicata ai conduttori con disabilità cognitivo-motorie, chiamata Special Radio. Inoltre molto importante anche l'attività di formazione che la FISC porta avanti con molta attenzione. Numerosi e sparsi in tutta Italia sono stati corsi destinati a formare istruttori abilitati a insegnare la disciplina. Molta attenzione data, oltre alla trasmissione delle competenze tecniche, alla condivisione dello spirito che ama la Radio Obedience e che gli istruttori devono sapere trasmettere ai propri allievi per mantenere inalterato tale spirito anche di fronte al continuo aumento dei praticanti e interesse che c'è verso la disciplina. Marco Chiaro, spiega agli ascoltatori a chi è rivolta la tua disciplina. A tutti, e questa è una delle caratteristiche principali della Radio Obedience. Lo spirito con cui viene affrontata, i criteri di giudizio che vengono applicati in gara, l'ampia possibilità di aiuto permesso durante l'esecuzione del percorso, tutte queste cose fanno sì che ogni tipo di cane, grande, piccolo, giovane, vecchio, da lavoro, da compagnia, e ogni tipo di conduttore possano cimentarsi nella pratica della Radio Obedience con divertimento e con soddisfazione. Il bello di questa disciplina è che può essere affrontata con diversi punti di vista, come attività ludica integrativa al percorso di educazione di base, come possibilità di far continuare l'attività cinofila a chi, una volta terminato il corso di educazione di base, non volendo o non potendo affrontare le classiche discipline che vengono normalmente offerte, finirebbe con lo smettere di fare attività con il proprio cane a discapito soprattutto di quest'ultimo, come allenamento per altre discipline. Come possibilità, molto importante questa, di far continuare l'attività a cani anziani che magari non possono più praticare la disciplina fisicamente impegnativa che avevano affrontato fino a quel momento. E poi per finire come disciplina sportiva e agonistica vera e propria con il suo passo e le sue difficoltà. Molto bene, quindi dove si può praticare la Radio Obedience? In tutti i centri cinofili affiliati alla FISC dove operano istruttori di Radio Obedience qualificati. Per avere informazioni in merito, chi fosse interessato può rivolgersi alla segreteria FISC oppure al responsabile nazionale, al sottoscritto o ai vari referenti territoriali della Radio Obedience. Tutti i recapiti sono presenti sul sito www.sportcinofili.it nella pagina dedicata alla Radio Obedience. Benissimo, quindi per chiudere la nostra intervista descrivici con tre parole il tuo sport cinofilo. Relazione, divertimento, rispetto. Grazie mille Marco per la tua disponibilità. Ciao a tutti. Grazie a voi, ciao e arrivederci sui campi della Radio Business.